Ciao a tutti, sono Roxy e sono super emozionata perché oggi aprirò con voi questa scatola gigante che viene direttamente dal Giappone! Dunque, questa scatola viene da Samurai Buyer, che è un sito che ho appena scoperto che è fantastico perché non è un servizio in abbonamento, ma è una specie di eBay giapponese dove potete comprare prodotti che vengono direttamente dal Giappone, dal cibo, bevande, ma anche gadgets e cose che potete trovare solamente in Giappone. Adesso finalmente le potete ordinare su questo sito e vi arrivano a casa. Io ho preso di tutto e di più, quindi oggi aprirò questa scatola con voi e poi voi alla fine del video potrete decidere cosa succederà nel prossimo video, quindi restate fino alla fine e iniziamo! Mentre apro la scatola userò questa visione aerea, diciamo. Ok, iniziamo dai gadget che stanno sopra, non potevo non prendere dei gadget in pratica. Ok, ho voluto questa cosa per troppo tempo ragazzi, troppo tempo. Ta-da-da-dan! Link di Zelda, ma quanto è carino! Oh wow, è morbidissimo, c'ha pure lo scudo ragazzi, troppo carino, è veramente morbido, è fatto benissimo ragazzi, sono fomentatissima, c'ha anche la spada e lo amo. Dategli un voto da 1 a 10 nei commenti, sarete voi a dare il voto a questi prodotti in questo video. Ai! Next, Cubey di Madoka Magica. No, troppo carino. Oh mio Dio, lo amo. Lo amo troppo. È veramente troppo carino. Anche questo fatto benissimo. Il tessuto è diverso. Questo è un po' più lanoso, diciamo. Mentre Link è più sul vellutato. Però è troppo carino. Mi piace un sacco come hanno fatto le orecchie così penzolose. E l'avete visto questo anime? Quella Magi Madoka Magica è fantastico, mi è piaciuto un sacco. Next! Due buste di Tokyo Banana, che vi spiegherò dopo che cos'è. Mi hanno regalato le buste, queste sono sempre utili. Kirito! Questo è un ciondolo per il cellulare di Kirito, ora ve lo faccio vedere da vicino. E sono fomentatissima perché, se non lo sapete, Kirito è la mia anime crush. Quindi tra tutti i personaggi maschili degli anime, lui è sicuramente la mia cotta preferita, diciamo. Qual è la vostra anime crush? Nei commenti. Guardate che carino. Come vedete io ho diverse cose attaccate al telefono e alcuni telefoni hanno proprio il buchino qua, se no lo potete benissimo attaccare alla cover come ho fatto io, vedete, fate passare il filo qui e avete fatto. E non poteva mancare il proteggi buco per gli auricolari del telefono. In pratica è un cosettino che mettete nel buco degli auricolari del telefono, così quando lo avete in borsa o state in giro non vi ci va la polvere o le schifezze o pezzettini di roba dentro. Ed eccolo qui, tempo fa avevo detto che avevo un gattino però lo volevo cambiare, quindi ho scelto quello di Asuna di Sword Art Online, così ho Kirito. Dove sei? Kirito e Asuna. Quindi dall'altra parte è così e questo va appunto dove mettereste i vostri auricolari. E poi come potevo non prendere un gadget di Gudetama, che è praticamente l'uovo pigro, io lo chiamo così. È un personaggio simpaticissimo che è appunto un uovo e fanno diversi gadget, fanno pupazzetti, fanno magliette eccetera eccetera. Io ho scelto il plettro perché era troppo carino, è una cosina carina. Io ho appena preso l'ukulele, che in realtà non serve per proprio il plettro per l'ukulele, però ho pensato fosse una cosa carina. E il resto sono praticamente cose da mangiare, vediamo un po'. Allora, ho preso vari popping cooking perché voi me l'avete chiesto tantissimo e quindi li possiamo provare a fare insieme, diciamo. Il primo che ho preso sono questi qua per fare dei donut, quindi delle ciambelle americane. Poi ho preso gli hamburger, questo mi preoccupa ancora di più. Ah, e me li hanno mandati doppi, in caso me sbaglio, insomma. E poi ho anche questo, non mi ricordo di averlo ordinato, non ho idea di che cosa sia.
tipo cena giapponese, non lo so. E qui entrate in gioco voi, fatemi sapere nei commenti quale volete che faccia per primo, se le ciambelle americane, l'hamburger con le patatine o la cena giapponese, perché questi qua sembrano molto complicati e quindi gli dedicherò un video ciascuno. Ah, me ne sono dimenticata uno, ho anche il popping cooking ramen, ragazzi, votate anche per questo. Poi ho preso il Kit Kat al wasabi, ragazzi, ho paurissima di assaggiare questa cosa. Questa scatola gigante di... ragazzi, si chiama così, non è colpa mia, ok? Big Katsu, ok? Cioè, non è colpa mia, ragazzi, si chiama così, c'è pure scritto, lo leggete, non è colpa mia, si chiama così. E questo apparentemente è uno snack molto popolare in Giappone e sono contentissima di assaggiarlo. Spero mi piaccia perché lo vendevano solo in questo pacco gigante. Se non mi piace, non lo so, ci faccio un giveaway. E poi ho preso questa cosa di cui sono fomentatissima, che sono Tokyo Banana Tree. Allora, ora vi spiego, vi racconto questa storia. Allora, per un po' di tempo ho avuto in classe un ragazzo giapponese, era andato in vacanza in Giappone e poi era tornato e al ritorno aveva portato questi Tokyo Banana Tree. Queste praticamente sono delle tortine stile pan di Spagna a forma di banana e alcuni appunto sono leopardati, altri sono senza niente, altri sono ghepardati, eccetera eccetera, ognuno ha un gusto diverso e apparentemente queste cose si trovano solo a Tokyo. E ragazzi, erano una cosa spettacolare, le ho cercate ovunque su internet eccetera, non riuscivo a trovare un modo per ricomprare questi Tokyo banana. Quando li ho visti su quel sito, no, ho dovuto prendere due pacchi. Ho preso questi qua, che sono tipo leopardati e che praticamente sono al cioccolato. E poi ho preso questi qua, che sono tipo ghepardati, sono un po' più scuri, non so come definirli. E questi sono al brownie. Ed ora in pratica tocca a voi. Non potevo fare l'apertura scatola, provare gli snack, fare i popping cooking, eccetera, eccetera, tutto in un video. Quindi ho deciso di fare questa apertura scatola. E ora ditemi voi che cosa volete vedere nel prossimo video. Vi lascio anche il link del mio sito dove aprirò un sondaggio, diciamo, e deciderete voi quale popping cooking fare per primo e oppure se volete prima vedermi assaggiare questi snack più tradizionali giapponesi, insomma. Fatemelo sapere nei commenti. Spero che questo video vi sia piaciuto, io faccio un nuovo video ogni domenica e giovedì e non dimenticatevi di iscrivervi al canale, mettere un mi piace, commentare, condividere il video con tutti i vostri amici e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ari ciao, grazie per essere rimasti fino alla fine. Vi ricordo che le magliette, le felpe e i poster di Roxy Rox TV sono ora disponibili e fino al 6 novembre potete usare il codice di sconto ROXY10 per ottenere il 10% di sconto. Se mi mandate le foto con la vostra maglietta, il vostro poster o la vostra felpa di Roxy Rox TV, la metterò alla fine del video qui. Vi saluterò, vi manderò tantissimi bacini, sarete il Roxy Rocker della settimana e vi amerò per sempre. Come sempre qui vi lascio altri due video, saluto tutte le persone che mi hanno mandato un tweet e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Muah!